Ben ritrovati in seconda parte di Angoli dedicata ancora alla cultura, parliamo però di musica, musica a fin di bene, perché il 21 di dicembre si terrà un concerto di beneficenza, un concerto di Natale, i cui ricavati andranno in favore dell'Unicef. L'appuntamento, lo ricordo, per il 21 di dicembre alle ore 21 nella sala dell'Ottagono a Fino Mornasco. Ne parliamo con l'organizzatore di questa serata, che è Giuseppe De Votella. Buonasera, buonasera, ben ritrovato. Buonasera. E con Davide Alogna, protagonista di questa serata, violinista che si esibirà in questo concerto. Buonasera, buonasera Davide, ben ritrovato. Allora Giuseppe, iniziamo da lei, diamo quelle che sono le indicazioni. Abbiamo detto il 21 dicembre, questo concerto a Fino Mornasco nella sala dell'Ottagono alle 21. Come nasce l'idea, come nasce soprattutto poi la collaborazione con l'Unicef, perché i ricavati andranno a loro? Sì, praticamente noi non siamo nuovi in queste eventi, diciamo, sotto l'aspetto sociale, perché come abbiamo organizzato precedentemente la biciclettata con il supporto dell'Insubria, abbiamo pensato di organizzare un secondo evento, questa volta coinvolgendo un'altra associazione, che è la Protezione Civile Volontari dell'Ario, che si sono messi subito a disposizione, come hanno fatto anche la volta precedente. E abbiamo deciso di organizzare appunto questo concerto con l'aiuto chiaramente di Davide, che si è messo subito a disposizione per organizzare questo concerto in quel di Fino Mornasco, dove io sostanzialmente vivo e dove sostanzialmente presiedo anche l'associazione Progetto Futuro, che organizza in parte assieme alla Protezione Civile questo concerto. Tutto. Quindi per quanto riguarda poi i ricavati? Il ricavato sarà devoluto all'Unicef, perché diciamo che abbiamo una nostra esponente dell'Unicef a livello provinciale, che è Ivana Rossini, che praticamente collabora anche lei in parte a organizzare questo evento, e abbiamo deciso tutti in comune accordo di fare questo concerto a Fino Mornasco il 21 dicembre alle ore 21. Andranno in favore di un progetto specifico dedicato ai bambini o a livello generale? No, per tutti quelli a livello che generale poi noi devolveremo il ricavato della serata, poi saranno loro a decidere a chi devolverlo poi a sua volta, diciamo, quello che si incasserà. Ecco, la cosa da ricordare è che la sala dell'Ottagono a Fino Mornasco purtroppo è di capienza limitata, sì, per cui sì, è necessario prenotarsi c'è una data entro la quale acquistare i biglietti o comunque... Ma biglietti non ce ne saranno, perché l'ingresso è libero. L'unica cosa è appunto che abbiamo già cominciato ad avere prenotazioni da parte di un po' di persone, perché chiaramente Davide è molto conosciuto in provincia di Como e non solo a Como. E non solo a Como, e per cui diciamo che su 120 massimo dovremmo starci, la capienza massima è quella, perché poi chiaramente non potremo andare. Noi però siamo comunque qui per un po' di adesioni ci sono state. Anche un qualcosina in più, si starà stretti, sì, però sì, l'importante chiaramente ben vengano, esatto, chi vuol venire, in qualche modo ci sarà la possibilità comunque di partecipare e assistere al concerto. Ecco, Davide, il concerto sarà un concerto per violino, che chiaramente suonerai tu, e chitarra, che sarà suonata da Marco Bonfanti. Noi non potevamo, per questioni di spazio, riuscire ad avervi tutti e tre, per di più con gli strumenti, per potervi far suonare qui. Stiamo sentendo però nel frattempo in sottofondo alcune delle note che poi accompagneranno la serata. Come sarà questo concerto? E sarà un concerto sicuramente divertente, perché abbiamo comunque pensato di fare una parte classica e una parte un po' più moderna. Ci saranno anche dei brani natalizi, magari un paio, non di più, perché comunque la nostra natura è una formazione classica, anche se siamo aperti. E con Marco Bonfanti, perché? Perché io con i due fratelli Bonfanti, perché sono un duo loro sono un duo di chitarre, sono veramente intercambiabili, sono tra i migliori chitarristi che abbiamo in Italia, siamo cresciuti anche musicalmente insieme e abbiamo registrato qualche tempo fa un CD, quello che appunto abbiamo messo adesso ad ascoltare, a Parigi appunto, avevo vinto un concorso e mi hanno detto: puoi fare un CD, con chi vuoi fare questo CD? Ci sono dei soldi, ho detto va bene, con i Bonfanti. Così, come regalo, uno sì, dice, sì, puoi fare un album. Sì, esatto, ho fatto un concerto lì e poi ho deciso di fare con loro. C'è una grandissima amicizia e poi un grande feeling. Questa volta verrà Marco, anche per un fatto appunto, come dicevamo, di capienza della sala, che appunto il duo è la dimensione migliore per riempire la sala anche a livello acustico, violino e chitarra.
e sarà, faremo Paganini, faremo Giuliani, faremo ascoltare un po', diciamo, il repertorio, che è un repertorio molto particolare, violino e chitarra, però veramente molto divertente. Ecco, per... una coppiata magari insolita, sì, per... Sì. Soprattutto per i classicisti anche. Esatto, sì, infatti perché la chitarra e il violino normalmente anatomicamente sono un po' acusticamente sono sbilanciati, perché il violino ha questi acuti, spara abbastanza, e la chitarra è uno strumento un po' tra virgolette ovattato, dolce. Esatto. Però, visto questa è la cosa, il nostro è un duo, questo posso dirlo, abbiamo lavorato tanti anni e ci siamo un po' conosciuti, abbiamo anche il nostro suono, a mio avviso, si sposa molto bene, si compenetra bene, quindi non, diciamo, riusciamo a non prevaricare uno sull'altro, che poi è lo scopo della musica da camera, la dialettica tra le due parti, il violino che propone la chitarra e la chitarra che risponde, il violino appunto che accompagna. È sempre un bel incontro, ecco. Qualcosa del repertorio, abbiamo detto, come musiche natalizie, ce ne saranno un paio proprio per creare l'atmosfera, perché comunque è un concerto di Natale, certo, organizzato per beneficenza nel periodo natalizio, per cui più o meno... ci saranno anche loro. Per quanto riguarda invece i brani più classici, ci saranno alcuni movimentati, altri... Sì, sì, questo sicuramente, poi faremo Moto Perpetuo, fare una Ciarda, sì. E poi abbiamo pensato, natalizi però magari tratti magari da una tradizione classica, quindi per dire, la celebrare sulla quarta corda abbiamo arrangiata e la faremo così. Poi ci sarà sicuramente, vabbè, White Christmas, questo non volevo dirlo, però vabbè, abbiamo fatto una tradizione particolare, certo. Abbiamo spoilerato. Sì, sì, però... ovviamente quando si concluderà con i virtuosismi, non staremo più di tanto a... però certo, sicuramente c'è una parte natalizia perché è giusto che sia così. Volevo tornare al discorso, perché c'è l'ingresso libero, abbiamo detto ingresso libero, ma allo stesso tempo sì, il ricavato. Sì. Il ricavato è dato da dei gadget che ci saranno. Sì, difatti, ecco, durante la serata, durante il concerto, ci sarà la possibilità per chi lo vorrà acquistare dei gadget, che poi a sua volta sono quei gadget che ci permetteranno appunto di raccogliere quei fondi necessari da poter devolvere poi all'UNICEF. Un introito in qualche modo dobbiamo trovarlo, esatto, perché sennò chiaramente comunque, non possiamo chiedere. Sarà comunque possibile eventualmente per chi volesse lasciare offerte o quant'altro? Sì, sì, chiaramente caso, ci sarà la possibilità di dare lì al momento chi lo vorrà, chiaramente senza nessun obbligo, di lasciare quello che ognuno riterrà opportuno dare, nel senso. Senza nessuno. Per cui c'è la possibilità di acquistare dei gadget che magari possono essere utilizzati anche come regalo in extremis gadget per i ritardatari, esatto, per quanto riguarda le festività natalizie. In ogni caso, lo ricordiamo, è un concerto a scopo benefico. Ricordiamo l'appuntamento è il 21 di dicembre, domenica 21 dicembre alle 21, nella sala dell'Ottagono a Fino Mornasco. Sì. E prima di chiudere, Davide, volevo lanciare intanto l'appuntamento con i nostri telespettatori, perché ti ritroveremo qui nel 2015 per parlare un po' di futuro e di Como Classica, soprattutto con tante novità. Certo, ti ringrazio di darmi questa possibilità, perché è un progetto a cui tengo tantissimo. Partirà appunto il 28 di gennaio, volevo anticipare la data perché è... E partirà alla grande. A Como Classica ci saranno tanti eventi, 7 eventi quest'anno, e due novità che saranno l'orchestra, poi non dico altro perché ovviamente non poi roviniamo ne parlerà, la sorpresa, esatto. Poi ne parleremo. Comunque abbiamo organizzato poco tempo fa un aperitivo aperto alla città, un po' per parlare del progetto e anche raccogliere un po' di tessere, perché noi esistiamo anche grazie alla gente che viene a sentire i concerti e che fa questa piccola tesserina di 15 euro per invogliarci ed aiutarci a sostenerci, perché noi ci siamo detti all'inizio, se la città vuole questo festival si fa di musica da camera, se non lo vuole ovviamente non si fa. Sembra a morire. E invece esatto, tutto sommato sta andando comunque molto avanti bene, per cui il riscontro in termini di pubblico c'è stato, e quindi questo poi vi dà la forza. Poi ne discuteremo bene. Esatto, infatti. E l'entusiasmo per continuare. Ultimissima nota, ti ringrazio per essere riuscita a ritagliare il tempo tra il concerto, le prove e quant'altro, e i tuoi mille impegni, so anche di lezioni in Corea addirittura. Sì, sì, sono stato adesso, sono tornato a qualche giorno, poi sono andato ovviamente al conservatorio a Reggio Calabria, come è giusto che sia, e sono stato in Corea, è stata un'esperienza bellissima, ho fatto lezione appunto in questa scuola. Sto vedendo ora le immagini. Esatto, centinaia di bambini, bellissimo, veramente una grandissima attenzione alla musica e devo dire la verità, una grande disciplina di questi bambini che sono veramente, gli viene dato diciamo il pane giusto.
presto, secondo me, per crescere. Quindi, o hanno qualcosa nel DNA, insomma. Non so se li picchino o cosa, però erano veramente bravissime, educatissime e soprattutto avevano voglia di studiare, di apprendere le cose. Pendevano veramente dalle mie labbra, ma in maniera, cioè, dalla musica. Ci siamo messi lì, abbiamo parlato, abbiamo suonato, raccontato la mia storia di musicista, e poi sono rimasto veramente sconvolto, gente, il discorso degli autografi, a parte le felpe così, ma l'autografo del violino, mi hanno chiesto di firmare dei violini, non l'ho fatto ovviamente perché avrei distrutto, perché lo vivono, per loro la musica è bello, quando un bambino gli fai capire quanto è importante la musica, gli fai capire che non è solo il gioco, passatempo, per dire, esatto, comunque l'attività è pazzesco, lo vedono quasi, cioè veramente lo vedono come un divertimento, come noi abbiamo i nostri ragazzini che pensano al pallone e hanno il mito dei calciatori, lì c'è anche un po' più il mito dei musicisti. Per noi è assolutamente, sì, che è impensabile per il momento, almeno. Sì. Bene, io intanto ricordo l'appuntamento con il concerto di Natale a Fino Mornasco il 21 di dicembre, domenica 21 di dicembre alle 21. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringraziamo quindi l'organizzatore di questo concerto. Giuseppe De Votella, grazie ancora, e ringraziamo anche Davide Alogna, che sarà appunto, grazie, si esibirà su questo palco insieme, lo citiamo anche se non è riuscito ad essere qui con noi, Marco Bonfanti. Noi ci fermiamo anche per oggi, adesso do la linea ai colleghi del telegiornale, ci ritroviamo qui domani per una nuova puntata di Angoli. Buona serata.